Torna il grande ciclismo in Italia e ad aprire la seconda parte della stagione 2019 è una delle classiche più nobili del calendario, la Coppa Agostoni. Gentili signore e signori, buon pomeriggio, immagini che ci giungono da Lissone in occasione appunto della 73esima edizione della prova d'apertura del trittico della Regione Lombardia, una delle prove della Ciclismo Cup. 168 i corridori al via della gara organizzata dallo Sport Club Mobili Lissone che si sono dati appuntamento agli stabilimenti CLEAF per tutte le operazioni preliminari. Uno degli appuntamenti più importanti per quanto riguarda appunto questo finale di stagione, un finale di stagione che propone diversi elementi di particolare interesse e che vedrà ancora una volta PMG Sport impegnata nel proporvi questi grandi appuntamenti, tra l'altro anche con tantissime dirette. Immagini che ci giungono dall'alto, Coppa Ciclismo Cup che vede al comando della classifica provvisoria Landroni Giocattoli Sidermec con 610 punti, la formazione di Gianni Savio a guidare la classifica generale davanti alla Neri Sottoli Sella Italia, seconda quota 488, terza la Marei Merida 264. Davide Ferrari, il portacolori della Beltrami TSA Opla Petroli Firenze, un corridore di Lissone, uno dei tanti bei prodotti della società ciclistica Mobili Lissone che appunto per la prima volta si appresta a partecipare a quella che è la sua gara di casa. Una bella storia quella di Davide Ferrari, che ha iniziato proprio ad appassionarsi al ciclismo vedendo le prime edizioni, vedendo alcune edizioni della Coppa Agostoni. L'ha ammesso candidamente: ero come tanti ragazzini che andavano a bordo strada a chiedere le borracce ai corridori, a cercare cappellini, a cercare qualsiasi gadget, e oggi mi ritrovo qua in gruppo con grandi corridori. Un buon campo di partecipanti quello appunto di questa manifestazione, la Coppa Agostoni Giro delle Brianze, 168 gli atleti al via, e non poteva essere diversamente. Al via c'è anche la nazionale italiana, Giulio Ciccone, maglia gialla al Tour de France, vincitore anche della classifica degli scalatori al Giro d'Italia, il campione d'Europa Elia Viviani, eccolo fasciato appunto dalla maglia con le stelle, poi appunto le maggiori formazioni italiane oltre alla Bahrain Merida, l'Astana Pro Team, la UAE Team Emirates e l'inossidabile Davide Rebellin. Sembrava essere il campionato italiano l'ultima gara della carriera di Davide Rebellin, così non è stato. Abbiamo intravisto anche Nicolò Bonifazio, è uno dei corridori che ha scritto il proprio nome nell'albo d'oro della Coppa Agostoni, vinse nel 2014, ed eccoci proprio con Landroni Giocattoli, con Fausto Masnada a vestire la maglia di leader della classifica individuale della Ciclismo Cup dopo 8 prove. Masnada guida la classifica con 184 punti davanti al compagno di squadra Mattia Cattaneo, terza posizione per Giovanni Visconti, e Masnada guida anche la speciale classifica giovani, quella riservata agli under 25. Tracciato particolarmente interessante quello della Coppa Agostoni Giro delle Brianze, ci sarà un tratto in linea di una sessantina di chilometri, non è interamente pianeggiante, un tratto vallonato, comunque abbastanza facile, e poi quello che è il circuito di 24 km e mezzo che i corridori dovranno affrontare per 4 volte. È il circuito che propone il muro di Sirtori, il Colle Brianza e il muro del Lissolo. 18 gradi centigradi ad accompagnare i corridori in questa giornata, come abbiamo detto la prima prova del trittico della Regione Lombardia. Si parte da Via Bottego, proprio dagli stabilimenti della CLEAF, un tratto di trasferimento ad accompagnare appunto i 168 partecipanti. Vi stiamo trasmettendo sulle piattaforme della PMG Sport, un ringraziamento va ai tantissimi appassionati di ciclismo che nel corso di questa stagione ci hanno accompagnato durante queste lunghe telecronache. Vi abbiamo proposto manifestazioni in diretta, vi abbiamo proposto gare registrate. L'invito come sempre è quello di interagire con noi attraverso la nostra pagina Facebook, attraverso i nostri canali internet, qualora abbiate domande, curiosità e magari, perché no, anche suggerimenti
senza sottovalutare le critiche, perché no? Fatelo pure attraverso la nostra pagina Facebook. Si parte ufficialmente da percorrere 200 chilometri, gruppo che è partito ad altissima andatura media della prima ora, 47.300. Dicevamo andatura particolarmente veloce nelle prime fasi di corsa per quanto riguarda questa edizione numero 73 della Coppa Agostoni. Dicevamo gara che prevede un tratto pianeggiante nelle fasi iniziali. Rappresentative straniere particolarmente agguerrite, come abbiamo detto stiamo entrando in una parte di stagione particolarmente interessante, stiamo entrando in un punto cruciale della stagione, si stanno avvicinando i campionati del mondo, il commissario tecnico della nazionale italiana Davide Cassani guarda con un occhio di particolare attenzione quello che sta accadendo in questa gara, Davide Cassani che proprio nel pomeriggio di domani scioglierà le sue riserve in merito alla composizione definitiva, fatta eccezione per quanto riguarda appunto la divisione fra titolari e riserve in vista del campionato del mondo in programma nello Yorkshire. Uomini della Neri Sottoli, Selle Italia particolarmente attivi nelle prime posizioni del gruppo nell'avvio di gara, come dicevamo avvio particolarmente veloce, le immagini che stiamo vedendo si riferiscono proprio alle prime fasi di corsa con quello che è il tratto in linea che poi porterà i corridori verso quel che è un po' la parte più storica, la parte più impegnativa, la parte cruciale di questa Coppa Agostoni. Dicevamo si riapre la Ciclismo Cup, intanto belle immagini che ci arrivano da Lissone, siamo nel cuore della provincia di Monza e a Brianza, poco più di 46.000 abitanti ed è appunto la seconda città in questa provincia, conosciuta in Italia e nel mondo come per essere la capitale del mobile, con un distretto particolarmente importante per quanto riguarda appunto la produzione dei mobili, e tra l'altro c'è anche una bella curiosità per gli appassionati del genere, sede di una delle più grandi biblioteche della provincia, con un'ampissima sezione dedicata proprio ai mobili e all'arredamento, e tra l'altro anche un bel museo di arte contemporanea. Siamo in un territorio dove parlare di sport significa soprattutto parlare di ciclismo, intanto le immagini ci arrivano da Via Ancona che ospiterà poi le fasi finali, ospiterà la conclusione di questa gara. Vincere l'imporsi lo scorso anno era stato Gianni Moscon che in questo momento rientra nella rosa dei probabili azzurri. Parliamo sempre di probabili, abbiamo detto, abbiamo avuto l'occasione di parlare con il commissario tecnico Davide Cassani nella serata di ieri e proprio alla partenza di questa mattina. Devo ancora rifinire, devo vedere ancora un paio di situazioni prima di sciogliere quelle che saranno le riserve definitive in vista di questo importante appuntamento. E a proposito invece di ciclismo italiano, dicevamo di fatto la Coppa Agostoni Giro delle Brianze apre quella che è un po' la parte conclusiva di questa stagione 2019. Domani in programma la 100ª edizione della Coppa Bernocchi che vi proporremo sempre in diretta, e poi si proseguirà la prossima settimana con ancora le trasmissioni in diretta il 18 e 19 settembre del Giro della Toscana e della Coppa Sabatini, poi Memorial Pantani e Trofeo Matteotti, per poi arrivare al finale di stagione con il Giro dell'Emilia, Gran Premio Beghelli, Tre Valli Varesine. Poi la stagione italiana si concluderà con le tre gare curate sotto l'aspetto organizzativo da RCS Sport, vale a dire Milano-Torino, Gran Piemonte e il Lombardia. Abbiamo ricordato
l'avvio di questa gara è stato particolarmente veloce, nonostante questo dopo 20 chilometri è nata una bella azione, un'azione che ha visto al comando Soto Martinez, il portacolori della Haha Rural, quindi Landi, un giovane atleta italiano, stagista alla Gazprom Rusvelo. Questa è una delle tante novità per quanto riguarda la prossima stagione. Landi è uno stagista, ma la Gazprom di fatto per la prima volta apre le proprie porte a corridori che arrivano al di fuori della Russia, e poi Lopez della Euskadi e gli italiani Colnaghi e Cocca rispettivamente del team Colpack e della BS Carrera Gavardo. Questo per quanto riguarda quella che di fatto è la prima azione di questa giornata, di questa edizione numero 73 della Coppa Agostoni. Come dicevamo, una gara di particolare interesse, una gara che ha trovato la propria collocazione nel calendario in un periodo della stagione in cui, a dire il vero, un po' si soffre la concomitanza con altre gare, la Vuelta in Spagna, la gara in Canada, altre importanti manifestazioni. Nonostante questo, ci si presenta al via si sono presentati corridori di tutto rispetto, hanno di che essere soddisfatti quindi gli appassionati della Sport Club Mobili Lissone, che ormai da 73 anni portano avanti questa bella manifestazione. Ancora immagini dall'alto che ci mostrano appunto il centro cittadino. Dicevamo, si prosegue con la Ciclismo Cup, campionato italiano a squadre, che anche quest'anno vi è stato proposto da PMG Sport, che distribuisce in 112 paesi in tutto il mondo le immagini delle gare del campionato italiano a squadre, anche grazie agli streaming come quello che state vedendo in questo momento, grazie agli accordi tra Lega Ciclismo Professionistico e Federazione Ciclistica Italiana. Un grande impegno, un impegno anche nuovo e diverso nel proporre importanti appuntamenti per quanto riguarda le due ruote, per quanto riguarda il ciclismo in Italia. Ciclismo Cup che si è aperta nel mese di febbraio con il trofeo Laigueglia, vinto da Simone Velasco della Neri Sella Italia. Velasco che sarà anche uno degli atleti che andranno poi a gareggiare tra le fila del Gazprom Rusvelo. Intanto, in attesa di ricevere le comunicazioni, di ricevere le immagini live, abbiamo alcune notizie che ci arrivano dalla gara. Siamo a 136 chilometri percorsi, la situazione è di gruppo compatto. Ringraziamo Guido Coppe e tutto lo staff del servizio di radioinformazioni della Lega Ciclismo Professionistico, per la Federazione Ciclistica Italiana, per le puntuali e precise informazioni. Gruppo compatto dopo 136 chilometri di gara, questo significa che siamo a poco più di 60 chilometri dal termine. Si è quindi esaurita l'azione, che ha visto un drappello particolarmente interessante caratterizzare le prime fasi di corsa, un drappello che ha visto il giovane lecchese Luca Colnaghi, portacolori del team Colpa, classe 1999, in soli 20 anni si trova a partecipare a questo importante appuntamento. Filippo Conca, un altro dei giovani corridori più interessanti per quanto riguarda il movimento italiano, è uscito molto bene dal Giro della Valle d'Aosta, lo ricordiamo quinto al Giro d'Italia Giovani Under 23 in questa stagione, e poi il colombiano Nelson Soto della Haha Rural, Marco Landi della Gazprom Rusvelo e Juan Antonio Lopez, atleta che difende i colori della Euskadi. Come dicevamo, il finale prevede due giri di un circuito di poco meno di 10 km. Come abbiamo detto, tra qualche istante verrà ristabilito il collegamento diretto con gli elicotteri e con le moto per andare a seguire le fasi più importanti, le fasi cruciali di questa edizione numero 73 della Coppa
Agostoni, dicevamo, uno dei grandi appuntamenti per quanto riguarda il ciclismo italiano, un appuntamento storico. Parlare di Coppa Agostoni, parlare di Coppa Bernocchi, parlare di Tre Valli Varesine significa parlare di storia del ciclismo italiano. Siamo, intanto ci ha raggiunto in postazione proprio il presidente dello Sport Club Mobili Lissone, Silvano Lissoni. Allora Lissoni, buongiorno a tutti. Buongiorno, benvenuto. Grazie, grazie. Ancora una volta una gran bella giornata, ci sono tutte le premesse, avete di che essere soddisfatti. Sì, sicuramente. Quello che mi sta ancora commuovendo, lo dico con tutto il cuore, è la grande partecipazione che stiamo di persone, di folla, posso dire tranquillamente, che abbiamo avuto stamattina al raduno di partenza presso Cleva. Veramente d'accordo, una bellissima giornata, d'accordo che è sabato, d'accordo che è una prima corsa in Italia dopo tanti mesi in cui non si corre in Italia, tutto d'accordo, però veramente tanta gente. Sono veramente soddisfatto e emozionato. Questo è forse il miglior premio che un organizzatore si possa aspettare dal pubblico, anche perché noi parliamo di Sport Club Mobili Lissone e pensiamo inevitabilmente a Coppa Agostoni, ma lo Sport Club Mobili Lissone non è solamente Coppa Agostoni, anzi. No, io continuo a dirlo, l'ho detto anche ieri sera davanti a tutti a fianco di Cassani, la nostra società coltiva da 73 anni sempre ininterrottamente squadre di ragazzi, giovanissimi, esordienti quando abbiamo anni passati, anche allievi e dilettanti. Prima non si diceva al tempo dilettanti di prima e di seconda serie, abbiamo avuto dei nazionali, abbiamo partecipato a giri internazionali, eccetera eccetera. Ci siamo ridotti un attimo di entusiasmi negli ultimi anni per ragioni chiaramente, e siamo, oggi coltiviamo dai G1 e G6 e gli esordienti primo e secondo anno. Guardate che è un grosso impegno. È un grosso impegno e un'altra delle tante soddisfazioni che avete è quello di avere, proprio oggi l'abbiamo ricordato in apertura di Telecronaca, un vostro prodotto, un ragazzino che ha iniziato a pedalare, a giocare un po' in bicicletta, vestendo i colori del vostro team, gareggiare in questa giornata. Esatto. Ferrari. Davidino ha cominciato con noi, con Davide Ferrari, diciamo, ha cominciato con i G1, è arrivato fino agli esordienti secondo anno, poi è passato a società con sorelle con le quali collaboriamo tutti gli anni, quando i nostri esordienti secondo anno passano di categoria, e quest'anno corre l'Agostoni, primo corridore professionista lissonese che corre l'Agostoni. Bel colpo di, no? Una gran bella soddisfazione. Intanto abbiamo un aggiornamento per quanto riguarda la situazione: 139 IA chilometri di gara percorsi. In questo momento si registra l'attacco di Simone Ravanelli. Simone Ravanelli che sta attaccando in queste fasi di corsa. Lissoni, continuiamo a parlare di questa grande organizzazione, di questa grande passione. Cosa significa nel 2019 organizzare una manifestazione come questa? Non so trovare la persona, una scommessa e un impegno grandioso da parte nostra, perché ricordiamolo sempre che lo Sport Club è sempre comunque una società dilettantissimo. Tutti noi che lavoriamo lo facciamo soltanto a livello personale, senza nessun scopo di lucro, soltanto per pubblicizzare la città di Lissone, perché si sa che lo Sport Club si chiama Sport Club Mobili Lissone, perché al tempo dei tempi, quando l'economia del mobile era veramente su più che fiorente, la parola mobili sulla maglia voleva dire anche pubblicizzare i mobili, no? Dove i ragazzi andavano a correre. La capitale del mobile, appunto, come è riconosciuta. E poi la parola mobili è rimasta. È un prodotto. Esatto. Una grande, è rimasta attaccata alla maglia. Una grande operazione di marketing. Marketing, esatto. Diciamo. Si parla di una società, lei giustamente ha sottolineato l'importanza della squadra. Il ciclismo molto spesso viene visto un po' come uno sport individuale, ma di fatto la squadra è importante, è importantissima sia a livello agonistico sia a livello di organizzazione. Ecco, diamo un attimo uno sguardo a quelli che sono i numeri, magari anche a grandi linee, del vostro gruppo per allestire questa manifestazione. Un grande impegno di risorse umane. Come lei giustamente ha sottolineato, si tratta di persone volontarie che lo fanno per passione,
che magari portano via anche un po' di tempo alla famiglia con tutte le conseguenze del caso. Fortunatamente abbiamo un gruppo di ex giovani, per non dire pensionati, che hanno una passione enorme, una voglia di lavorare e una, come posso dire, disponibilità immensa, per cui questo gruppo di pensionati praticamente in questi mesi precedenti all'Agostoni spende tutto il tempo per la gara. Questa è una grande fortuna, avere delle persone che hanno passione, che hanno voglia, che hanno volontà e tempo libero. Intanto il servizio di radioinformazioni puntualmente ci comunica che Ravanelli è stato raggiunto dal resto del gruppo. Ricordiamo, abbiamo al nostro fianco il presidente dello Sport Club Mobili Lissoni, Silvano Lissoni. Prossimi appuntamenti, cosa c'è? Sì, nel 21 futuro? Sabato prossimo, non è finita il nostro impegno, perché qua Lissoni stiamo organizzando e disputerà il quinto criterium Coppa Agostoni, che è una gara a circuito cittadino con biciclette che hanno il pignone fisso. Quindi un altro sport e spettacolo. Quindi si coniuga quella che è la tradizione dello sport con la storia della Coppa Agostoni, quello che è un po' il movimento ciclistico del momento. Un'ultima cosa, dopo la congediamo perché è impegnatissimo in questa giornata. Cosa si aspetta dalle ultime ore, dagli ultimi chilometri, Mario, appunto, di questa giornata? A noi come organizzatori veramente il corridore, l'atleta che vince ha un'importanza relativa, perché a Lissoni chi vince è un campione. Questo purtroppo, per fortuna, lo dice l'Albo d'Oro, non lo dico io. Quello che noi interessa è che alla fine tutto si sia svolto bene, secondo, con nessun incidente e soprattutto con il rispetto degli spettatori e degli spettatori che rispettano i corridori. E da questa sera si pensa alla 75esima edizione. 64esima, la faremo anche quella. Va bene. Grazie al presidente dello Sport Club Mobili Lissoni, che ringraziamo e lasciamo ai suoi impegni. Avremo magari ospiti successivamente nel corso di questa telecronaca, di questa 73esima edizione della Coppa Agostoni. C'è ancora un allungo nelle prime posizioni del gruppo, quello di Cherkasov, immagini che ci giungono ora in diretta con Cherkasov che si è portato al comando con un drappello di altri corridori. Masnada, eccolo, una tappa al Giro d'Italia, il leader della classifica della Ciclismo Cup. Vediamo chi fa parte anche di questo sestetto che sta allungando quando ci stiamo avviando verso le fasi conclusive. Si sta per infoltire ulteriormente il gruppetto di testa, attendiamo quindi l'evolversi della situazione. Il presidente Lissoni ha parlato di quello che è l'Albo d'Oro, lui dice in questa gara vincono i campioni, e ha di che essere soddisfatto e non ha mentito assolutamente il presidente Lissoni nel darci appunto questa informazione, anche con un pizzico di orgoglio, perché questa è la verità. Vincere l'anno scorso era stato Gianni Moscon, ma è un Albo d'Oro che vede nomi di primissimo piano come Laurent Jalabert, come Giovanni Visconti, che tra l'altro è in gara anche in questa stagione, Pozzato, Colbrelli, solo grandi atleti riescono ad imporsi su questo traguardo. Una gara che può sembrare facile sotto certi aspetti, ma che fa non è, anche perché appunto a fare la differenza in tanti casi è anche il tracciato, il modo di interpretare la corsa da parte dei corridori. Come abbiamo detto, l'avvio è stato velocissimo, 47.300 la media dopo la prima ora di gara, 42.200 dopo due ore, media che logicamente è scesa. Intanto vediamo cosa sta accadendo in queste fasi di corsa. Siamo
a meno di 50 km dalla conclusione. Tra poco i corridori abbandoneranno quello che è il circuito e ci sarà l'ultimo tratto in linea di una quarantina di chilometri che porterà proprio i corridori verso il traguardo. Traguardo che vedrà appunto due transiti prima della conclusione. Ci sarà un circuito cittadino anche per rendere più spettacolare le fasi finali e per offrire anche maggior appeal, maggiori motivi di interesse ai tanti appassionati di questo territorio in questa giornata. Abbiamo detto negli ultimi 50 km i corridori hanno già scollinato il Colle Brianza, quindi transiteranno a Santa Maria Oe per poi andare a affrontare per l'ultima volta il Lissolo. Fasi interlocutorie di corsa, nessuno riesce a fare la differenza in questi frangenti di gara, andando ad analizzare quelli che sono poi i dettagli di questo tracciato, di questa salita. Sono tre asperità abbastanza insidiose, non sono lunghissime, anzi si tratta di veri e propri strappi sotto certi aspetti, in modo particolare quello di Sirtori, che è lungo poco più di un chilometro con pendenze medie del 6,2%, poi il Colle Brianza 3,100 km per l'esattezza, anche in quel caso siamo con pendenze superiori al 6%, 6,7%, poi il muro di Lissolo 2,5 km al 7,7%. Sono salite che vanno nella parte centrale di gara e che appunto possono dare una fisionomia precisa a quello che sarà poi l'esito, quello che potrebbe essere poi l'esito delle fasi conclusive. Antonio Nibali lì davanti, vediamo anche Masnada, ora abbiamo visto pochi istanti fa tra l'altro dato anche sulla media, e attenzione perché c'è un rappello che sembra avvantaggiarsi, un gruppetto forte di una dozzina di unità, fra poco avremo anche magari qualche dato, avremo sicuramente qualche dato in più, anche perché abbiamo visto delle maglie della Gazprom Rusvelo, mentre vediamo rilanciare l'andatura all'inseguimento Petilli della UAE Team Emirates. Team Emirates che ci sembrava una delle squadre escluse proprio dal gruppetto di test. Staremo a vedere quindi cosa accadrà in queste fasi di corsa, in queste fasi di gara che ci portano verso la conclusione della Coppa Agostoni. Intanto ci raggiunge in postazione anche un ex professionista che partecipato sicuramente a questa gara. Benvenuto in postazione anche a Luca Mazzanti. Luca, ciao a tutti. Allora, abbiamo detto in apertura di telecronaca, si apre quella che è una parte importante della stagione, se non la più importante, un momento cruciale con Coppa Agostoni, con Coppa Bernocchi, con tante gare particolarmente interessanti anche per quanto riguarda, diciamo, quella che è la tua attività di manager. Certo, diciamo che è un mese pieno, ma pieno di magari appuntamenti, tutte magari storiche e anche molto mature, quindi diciamo che è un bel modo di chiudere questo anno, insomma. Tu guardi con particolare interesse soprattutto ai ragazzi giovani, ai ragazzi più giovani del gruppo, cosa ci dobbiamo aspettare in prospettiva futura? Nomi da segnarci? Ah sì, dai, diciamo che non ma solo qui, è chiaro che adesso sia ma corre in tutto il e a mondo ci sia, ma sono tante magari. E diciamo che ma giovani ne abbiamo abbastanza. Io qui vedo, ma sono anche degli stage alla cosa, all'Anadroni, sia la Gazprom, in varie squadre, e vediamo un po' se siamo questi ma giovani ma riusciranno a mettersi ma in evidenza. Il ciclismo italiano sta bene comunque? Ah sì, abbastanza, dai, abbiamo alla fine, abbiamo siamo ma sempre abbastanza
forti, diciamo che adesso è cambiato un po' tutto perché ora è globale, quindi andiamo a confrontarci con tutto il mondo, ma diciamo che abbiamo anche ma noi siamo lì insomma a lottare sempre. Grazie Luca Mazzanti, ti lasciamo al tuo lavoro. Grazie e mille. Buon divertimento. Grazie mille a voi. Dicevamo 45 chilometri, poco più di 45 chilometri alla conclusione di questa bella edizione della Coppa Agostoni, che ci propone diversi elementi di particolare interesse, diversi elementi di riflessione in vista appunto del gran finale. Abbiamo al via, abbiamo detto, alcuni corridori che si sono imposti nelle stagioni precedenti, in edizioni precedenti di questa gara organizzata dallo Sport Club Mobili Lissone. Abbiamo parlato in precedenza di Nicolò Bonifazio, vincitore nel 2014, l'inossidabile Davide Rebellini. Intanto eccoci con quello che sta accadendo nel gruppetto di testa, vediamo con il dorsale 107 Vlasov. Si inizia intanto la salita di Sirtori in vista delle fasi conclusive. Tra poco avremo anche proprio la composizione. C'è Luzenko, un altro dei corridori da tenere maggiormente d'occhio per quanto riguarda questa gara e non solo. Il campione nazionale del Kazakistan, che ricordiamo vincitore in un modo anche un po' rocambolesco della tappa di Fossombrone all'ultima edizione della Tirreno Adriatico. Abbiamo visto Barghil, fasciato dai colori del campione nazionale francese. Intanto sta aumentando il vantaggio di questi corridori nei confronti del resto del gruppo, che vede ora nelle prima posizione i corridori della Delco Marseille, la formazione della quale fa parte tra l'altro Finetto, quindi abbiamo visto in precedenza là davanti anche Ciccone, insomma situazione che si sta per definire. E abbiamo parlato di ciclismo Cup. A proposito di ciclismo Cup, ci ha raggiunto in postazione il team manager, l'anima della formazione che guida la classifica provvisoria della ciclismo Cup, vale a dire l'Androni Giocattoli Sidermec. Buon pomeriggio e benvenuto a Gianni Sacchi. Grazie, buon pomeriggio a tutti i tifosi. Gianni, ci siamo, la ciclismo Cup è sempre stato uno dei vostri grandi obiettivi, anche quest'anno vi state confermando come realtà che onora la ciclismo Cup, onora il calendario italiano e onora il movimento italiano, grazie a grandissime performance. Sì, grazie, e naturalmente intendiamo onorare anche questa corsa, la Coppa Agostoni, una classica di prestigio che abbiamo vinto in passato. Purtroppo oggi è una giornata particolarmente sfortunata perché abbiamo perso due corridori e corridore leader della nostra squadra, cioè Francesco Gavazzi e anche Mattia Cattaneo, entrambi sfortunati protagonisti di una caduta, per cui hanno dovuto ritirarsi. Gavazzi, che tra l'altro vinse appunto una bella edizione della Coppa Agostoni. C'è però Masnada nel gruppetto che ora sta uscendo e sta continuando a guadagnare terreno nei confronti di quello che è il gruppo degli inseguitori. Poco meno di 44 km dalla conclusione, 39 secondi il ritardo del gruppo. Gianni Savio, un bilancio indubbiamente positivo il vostro per quanto riguarda questo 2019. Sì, una brillante stagione, solo per il fatto che siamo leader della Ciclismo Cup, ma ritengo soprattutto per un Giro d'Italia interpretato veramente da protagonisti. Abbiamo vinto una tappa con Fausto Masnada, abbiamo vinto il Gran Premio della Combattività, la Cima Coppi con lo stesso Fausto Masnada. Quindi poi siamo stati praticamente protagonisti, direi, quasi in ogni tappa, quindi abbiamo onorato al 100% il giro. Poi siamo già arrivati a 25 vittorie stagionali, quindi in questa speciale classifica siamo la prima squadra, non solo tra le quattro formazioni italiane,
ma tra tutte le formazioni a livello mondiale. E non è poco. Intanto abbiamo la composizione del gruppetto di testa con Ciccone della nazionale italiana, Garosio che difende i colori della Bahrain Merida, Lutsenko per l'Astana Pro Team, Alexander Ryabushenko della UAE Team Emirates, Masnada dell'Androni Giocattoli Sidermec, Lorenzo Rota della Bardiani CSF, Giovanni Visconti della Neri Sottoli Selle Italia KTM, Vlasov e Cherkasov della Gazprom Rusvelo, il campione nazionale francese Warren Barguil del team Arkea Samsic e Avila della Israel Cycling Academy. Questi sono i corridori al comando che in questo momento stanno pedalando con un vantaggio di 25 secondi nei confronti del gruppo degli inseguitori. Gianni, abbiamo parlato di 2019, è inevitabile a questo punto della stagione, siamo a metà settembre, guardare avanti. Guardare al 2020, forse c'è ancora un po' di incertezza, c'è l'incertezza in merito a quello che sta accadendo nel mondo del ciclismo. Ma noi innanzitutto pensiamo ad allestire una squadra nuovamente competitiva, abbiamo ingaggiato dei giovani forti, tra questi gli italiani Nicola Benchiarutti, che ha vinto la Popolarissima, ha vinto una tappa al Giro d'Italia Under 23, Simone Ravenelli che ha vinto il giro, la classifica finale del Giro del Veneto e poi ha conquistato il podio al Giro dell'Avennino dove noi abbiamo vinto con Mattia Cattaneo. Quindi abbiamo preso anche lo svizzero Pellot e poi questo talento ecuadoregno che Jefferson Cepeda che ha vinto la tappa regina al recente Tour dell'Avenir. Abbiamo confermato già il nostro leader Francesco Gavazzi, il nostro velocista Manuel Belletti, quindi stiamo allestendo una squadra di momento. Ed è palpabile, comprensibile però una certa preoccupazione da parte dei team professional in merito al futuro, in merito a quanto accadrà il prossimo anno. Com'è la situazione in questo momento? La preoccupazione è data dal fatto che questa riforma, a mio avviso ingiusta, riduce a sole due wild card per i grandi giri, mentre prima erano quattro. Quindi è chiaro che è una situazione che penalizza ulteriormente le squadre professional. Se già le formazioni professional erano emarginate, rischiano ora di scomparire. Non a caso una delle quattro professional italiane, Filippo Fantini, ha già annunciato che chiuderà la squadra a fine stagione. E questa appunto è una delle notizie che sicuramente non fanno piacere in vista del 2020. Un'ultima battuta con Gianni Savio, lei è particolarmente attento, questo è risaputo, a quanto accade nel mondo del ciclismo, in modo particolare nel continente americano, ha avuto e ha tuttora corridori provenienti dal Centro America. Cosa ha provato lo scorso mese di luglio, quando un corridore che fino allo scorso anno vestiva i colori della sua formazione ha vestito quella maglia gialla, Egan Bernal? Una soddisfazione indescrivibile, veramente, perché abbiamo lanciato tra i professionisti Egan Bernal, lo abbiamo fatto crescere gradualmente per due anni, ora vederlo così giovane, 22 anni, trionfare nella corsa del mondo, il Tour de France. Veramente, io ho lasciato l'Adriatica Ionica, sono andato al Tour de France in occasione della penultima tappa, io ho potuto congratularmi a Egan e vederlo in maglia gialla è stata davvero una soddisfazione, direi indescrivibile. Tra l'altro ricordo proprio quando Bernal era arrivato in Italia, lei ci disse questo diventerà un grande corridore. Allora a questo punto, prima di congedarci, io le vorrei chiedere chi diventerà un grande corridore, ci dia già magari qualche anticipazione da uomo navigato e da grande esperto e da grande talent scout. Allora, di Egan Bernal ritengo ne nasca uno ogni 20 anni, quindi noi abbiamo ingaggiato dei giovani che riteniamo forti, che lo hanno dimostrato con i risultati, quindi con i fatti. Un altro Egan Bernal aspettiamo ancora, ma aspettiamo tanti anni. Invece uno scalatore davvero forte è questo Jefferson Cepeda, ecuadoregno,
io credo che in salita sicuramente sarà protagonista. E se lo dice Gianni Savio, bisogna stare tranquilli e bisogna credergli. Grazie Gianni. Grazie a voi. Buon lavoro quindi a Gianni Savio, team manager dell'Androni Giocattoli Sidermec, la formazione che guida la classifica provvisoria della Ciclismo Cup dopo 8 prove. Si prosegue quindi con la situazione che vede al comando il drappello formato da 11 uomini che hanno già scollinato all'Isolo con 48 secondi di vantaggio nei confronti di Eiking, gruppo segnalato a 1 minuto e 3 secondi. Attenzione perché a questo punto potrebbe essere l'azione decisiva di questa edizione della Coppa Agostoni Giro delle Brianze, anche perché dalle immagini che stiamo vedendo l'accordo è veramente ottimo tra gli uomini al comando, accordo veramente ottimo, c'è Masnada lì davanti che sta facendo l'andatura, ma ora hanno allungato, vediamo Lutsenko in compagnia di Ryabushenko. Ryabushenko è un ragazzo che è cresciuto ciclisticamente in Italia, difende i colori della UAE Team Emirates, un corridore bielorusso, un grande uomo squadra, sempre disponibile nel mettersi a disposizione della formazione, della propria squadra, è già stato riconfermato anche per il prossimo anno, vinse nel 2016 il titolo di campione d'Europa su strada proprio tra gli under 23. Attenzione qui, c'è stato un errore, molto probabilmente era perfettamente segnalata quella curva, i corridori non presi dalla foga hanno interpretato male quella curva, nessun problema quindi per la coppia al comando, coppia che si è avvantaggiata in questi frangenti di corsa. Staremo quindi a vedere, dunque dovrebbe essere rientrato anche Eiking, che era il corridore che inseguiva. Eiking dovrebbe essere rientrato, abbiamo visto una maglia della Wanty Group 162. Gobert che è rientrato, abbiamo anche Avila intanto ha perso contatto l'ex campione del mondo della corsa punti su pista, meno di 40 km quindi alla conclusione. E attenzione perché questa, siamo in località Cremella con la testa della gara, e questa è un'azione che è particolarmente interessante. Alexei Lutsenko, titolo di campione del mondo delle categorie giovanili tra gli under 23 per questo corridore kazako, capace di imporsi quest'anno nel campionato nazionale sia della prova a cronometro sia della gara su strada, classe 1992, corridore che ha festeggiato i 27 anni all'inizio del mese di settembre, assista particolarmente forte, ha vinto anche il titolo nazionale della prova a cronometro, così come passista particolarmente forte Alexander Ryabushenko, 38-39 secondi il vantaggio dei due battistrada nei confronti del gruppo degli immediati inseguitori. Per chi si fosse messo in ascolto in questo momento, ricordiamo, vi stiamo trasmettendo le fasi conclusive della 73esima edizione della Coppa Agostoni Giro delle Brianze. La situazione quando siamo a 37 km dalla conclusione è la seguente: due corridori al comando, vale a dire il campione nazionale del Kazakistan Alexei Lutsenko e il bielorusso della UAE Team Emirates Alexander Ryabushenko. In questo momento stanno pedalando con 44 secondi di vantaggio nei confronti di un drappello di più immediati inseguitori. Questo dovrebbe essere molto probabilmente il terzo gruppetto, questo che stiamo vedendo, perché vediamo Gaburo, vediamo lì davanti Petilli, intanto alle spalle dei due battistrada le carte si stanno un po' rimescolando, ha perso contatto Avila, sono rientrati altri corridori. Dicevamo, questa è una nuova prova della Ciclismo Cup che si era aperta con la vittoria di Simone Velasco nel trofeo Laigueglia. Intanto attenzione, questo è un dato importante, siamo ormai al limite del minuto,
Siamo al limite del minuto con il vantaggio dei due uomini al comando, Senko e Rabushenko. Dicevamo, ciclismo Cup che va a racchiudere all'interno di questa classifica le gare di classe 1 e horse category del calendario italiano. Quindi dopo il trofeo di Gueglia la prova successiva era stato il Gran Premio Industria e Artigianato di Larciano con la vittoria di Maximilian Schachmann, portacolori della Bora Hansgrohe. Dopodiché era stato il turno della settimana internazionale Coppie Bartali, gara a tappe vinta da Lucas Hamilton, giovane corridore della Mitchelton Scott, una gara che aveva messo in evidenza tra l'altro corridori particolarmente interessanti. Velasco si era imposto in una tappa, Landa aveva vinto quella che era la frazione più impegnativa con arrivo a Sogliano, insomma era stata una gran bella edizione quella che ci siamo lasciati alle spalle della coppia Bartoli. Poi Sivakov, altro giovane molto interessante, si è imposto nel Tour of the Alps, che ha rappresentato tanto Gaburo, sta uscendo dal gruppo degli inseguitori, 1.07, sta continuando ad aumentare il vantaggio dei due uomini al comando. Dicevamo, stavamo parlando proprio della bella vittoria di Sivakov al Tour of the Alps, formazione che aveva visto vincere due tappe Masnada, che era passato al comando della classifica generale della Ciclismo Cup, due tappe per Tao Geoghegan-Hart e poi appunto una vittoria di tappa per Sivakov. Poco prima il Giro di Sicilia vinto dallo statunitense Brandon McNulty, dopodiché era stato il turno del Giro dell'Appennino con la bella vittoria di Mattia Cattaneo, poi il campionato italiano che ha portato la firma di Davidino Formolo. Marc Padun si era imposto nell'ultima prova, nell'ottava prova della Ciclismo Cup, vale a dire l'Adriatica Ionica Race, ed ora siamo appunto al via della nona prova. Siamo ormai a poco più di 30 km dalla conclusione. Abbiamo visto anche Gaburo nel gruppetto degli inseguitori, altro atleta particolarmente combattivo, come combattiva si conferma come sempre la propria formazione. Neri Sottoli, Sella Italia KTM, e questa è una bella azione, questa è un'azione di due corridori che abbiamo sempre imparato ad ammirare per il proprio modo di interpretare le gare. Avevamo detto in precedenza come appunto Alexander Ryabushenko sia un uomo fondamentale all'interno della propria formazione. Intanto è Barguil che sta cercando di dare un ulteriore impulso al gruppetto degli inseguitori, con Ciccone in seconda posizione, poi lì c'è Rota. Vediamo quindi con il dorsale 66 Giovanni Visconti. Questo invece è il secondo gruppetto degli inseguitori, il gruppetto segnalato a 1 minuto 20 secondi. Quindi la situazione sta cambiando, abbiamo un aggiornamento per quanto, quindi il dato che avevamo ricevuto in precedenza per quanto riguarda il ritardo di circa un minuto, molto probabilmente si riferiva a quello che ora è il gruppo, il secondo gruppo degli inseguitori, perché in questo momento il primo gruppo degli inseguitori ci viene segnalato a 15 secondi. Quindi la situazione a 33 km dal termine. Due uomini al comando, Ryabushenko e Luzzecco. A 15 secondi troviamo Ciccone, Garosio, Masnada, Rota, Visconti, Vlasov, Cherkasov e Barguil. A 1.26 il resto del gruppo inseguitore. Questa è la situazione aggiornata quando siamo a 33 km dalla conclusione. E dicevamo, abbiamo fatto accenno in precedenza a quella bella vittoria della tappa di Fossombrone di Alexander Luzzecco all'ultima edizione della Tirreno Adriatico, una vittoria che aveva conquistato la simpatia dei tanti appassionati di ciclismo. Luzzecco attaccò in quella che era stata una tappa lunghissima, una tappa che proponeva tanta salita, nelle fasi finali cadde due volte, l'ultima caduta tra l'altro a circa un chilometro e mezzo dalla conclusione. Con tanta grinta e con tanta determinazione Luzzecco non perse il controllo della situazione e aveva dimostrato di avere sangue freddo, di avere una grande lucidità. Lui che vinse anche una tappa alla Vuelta a Spagna nel 2017, risalì in bici e tagliò il traguardo in solitudine. Era stata un'affermazione che aveva
fatto emozionare e ha fatto entrare questo corridore un po' nel cuore, nelle simpatie dei tanti appassionati, del grande pubblico, anche se gli addetti ai lavori conoscono molto bene le caratteristiche di questo corridore, conoscono molto bene quanto è in grado di fare e le grandi potenzialità. Stesso discorso per Alexander Riabushenko. Ciccone, Giulio Ciccone fa parte del gruppetto degli inseguitori, ci fa piacere vedere Giulio che sta attraversando, come noto, un periodo non felice della propria vita extra sportiva. Giulio Ciccone che si conferma come uno dei corridori più interessanti del panorama internazionale, ha interpretato un Giro d'Italia di altissimo livello, ha conquistato la maglia azzurra di miglior scalatori, ma l'ha conquistata e dimostrato di essersela meritata anche quando Ciccone era matematicamente il vincitore della classifica riservata agli scalatori, quando nessuno poteva togliergli quel simbolo del primato, ha continuato ad essere protagonista e questo è dimostrazione di grande serietà, di grande professionalità, ma soprattutto di grande voglia di emergere e di dimostrare grande voglia di dimostrare grande carattere. Ha vinto la tappa di Ponte di Legno, quella in una giornata veramente terribile. Si è classificato poi secondo nella tappa con arrivo a Plan de Belleville, al Tour de France, una località che tra l'altro porta dei bei ricordi per noi italiani, e ha vestito la maglia gialla, quella maglia gialla che è indubbiamente il sogno di ogni corridore. Nonostante questo, l'abruzzese rimane un corridore che sta affrontando con grande umiltà la propria stagione e sta dimostrando di attraversare un buon periodo di forma in vista di quelli che sono gli ultimi appuntamenti della stagione. Barghil ora a dare un ulteriore impulso lì davanti, mentre vediamo nel gruppetto alle spalle c'è Gaburo che sta proteggendo l'azione di Visconti là davanti. Abbiamo visto anche, ci è sembrato di vedere Bisolti dell'Androni Giocattoli Sidermec a fare da stopper, a proteggere l'azione di Masnada. Ora abbiamo un ulteriore aggiornamento della situazione. A 30 km dal termine la situazione cronometrica vede i due battistrada a 34 secondi di ritardo, il gruppetto degli otto più immediati inseguitori, Avila, il corridore colombiano, l'ex campione del mondo della corsa punti su pista che difende i colori della Israel Cycling Academy, viene segnalato a un minuto di ritardo, gruppo a 1 minuto e 49 secondi. Questa è la situazione, Giovanni Visconti che si è presentato al via di questa edizione della Coppa Agostoni, Giro delle Brianze, con l'intenzione di far bene. C'era un po' magari un punto di domanda su quella che poteva essere la condizione di Giovanni Visconti, ma un corridore di grande esperienza, di grande carattere, come appunto il portacolori della Neri Sottoli Selle Italia KTM, rappresenta sempre una grande garanzia, e ora è lì davanti appunto tra i protagonisti di giornata, vincitore di questa gara nel 2009, come abbiamo detto è la prova d'apertura di quello che è il trittico della regione Lombardia, che proseguirà appunto nella giornata di domani con la centesima edizione della Coppa Bernocchi, che vi proporremo ancora in diretta, trittico della regione Lombardia che si concluderà l'8 ottobre con la Trevalli Varesina, un altro degli appuntamenti che saranno proposti da PMG Sport in diretta. Non ci si riesce ad organizzare nelle fasi, in queste fasi di corsa tra il gruppetto degli inseguitori. Ciccone, Cherkasov provano a rilanciare l'andatura, ma in questo momento ad approfittare di questa incertezza, di questa situazione, sono logicamente i due uomini al comando. Eccoli, Alexander Lutsenko e
Alexei Lutsenko, chiedo scusa, e Alexander Ryabushenko. Ryabushenko, lo ricordiamo, nelle categorie giovanili tra gli under 23 gareggiato in Italia, difeso i colori della Palazzago. Lutsenko l'abbiamo conosciuto anch'egli giovanissimo, quando appunto con le nazionali degli under 23 veniva a gareggiare in Italia ai giri delle regioni, alle principali manifestazioni a carattere internazionale. Ora si trova lì davanti tra i protagonisti appunto di questa edizione della Coppa Agostoni Giro delle Brianze. Ci stiamo avviando quindi verso gli ultimi chilometri di gara. Ci raggiunge intanto in postazione anche Martina Cambiaghi, assessore allo sport e alle politiche per i giovani della regione Lombardia, trittico della regione Lombardia che ormai rappresenta uno dei punti fermi dello sport in questa regione. Buon pomeriggio, assessore. Buon pomeriggio, sì, è iniziato ufficialmente il trittico della regione Lombardia con la Coppa Agostoni, seguirà poi la Coppa Bernocchi per concludere a ottobre con le Tre Valli Varesine. È ormai un punto fermo del mondo ciclistico lombardo e non solo, un orgoglio come Regione Lombardia poter essere presente ma anche aver patrocinato e sostenuto l'intero trittico lombardo, anche perché oltre a dare il meglio dello sport e del ciclismo mondiale abbiamo anche la possibilità di far conoscere quella che è la Lombardia. Oggi stiamo vedendo delle bellissime immagini della Brianza, poi vedremo bene o male anche le immagini del Milanese e poi del Varesotto con le altre due gare del trittico, quindi è un biglietto da visita che noi teniamo particolarmente. Regione Lombardia che guarda logicamente con un occhio di particolare attenzione a quello che è lo sport a 360 gradi. Ora logicamente stiamo parlando di ciclismo, ma lo sport riveste un ruolo di primaria importanza, riveste una delle priorità della Regione Lombardia. Quest'anno più che mai, visto che abbiamo avuto la possibilità di vincere la candidatura dei Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026, in generale lo sport è sempre stato un punto cardine ed è il punto cardine della Giunta Fontana, stiamo investendo anche diverse risorse anche sull'impiantistica sportiva oltre che sulla promozione dello sport di base che poi è il cardine, il punto di partenza per avere le eccellenze sportive. Bene, grazie quindi a Martina Cambiaghi, assessore allo sport e le politiche per i giovani di Regione Lombardia. Le lasciamo vivere dal vivo le fasi conclusive di questa gara. Grazie mille, buon pomeriggio. A lei. Siamo a 26 chilometri dal termine appunto di questa edizione della Coppa Agostoni Giro delle Brianze. Due uomini al comando, 1:14. Si fa sempre più interessante l'azione dei due uomini al comando, Alexander Ryabushenko e Alexei Lutsenko, che continuano in comune accordo. Astana Pro Team e Wild Team Emirates, le formazioni di appartenenza di questi due corridori. Garosio sta tentando di dare un ulteriore impulso all'azione degli inseguitori. 25 chilometri, poco più di 25 chilometri alla conclusione, questo significa che siamo ormai nei pressi di Sovico e poi non dimentichiamo che comunque a Lissone inizieranno le due tornate conclusive. In vista dell'ingresso del circuito finale intanto ci ha raggiunto Concetta Monguzzi, sindaco di Lissone. Sindaco, buon pomeriggio. Lissone vestita a festa, una bellissima giornata, una grande gara, non ci si poteva aspettare di meglio oggi. Certo, buon pomeriggio a tutti voi. Lissone si è preparata a questo grande evento che ormai è tradizione per noi, 73esima Coppa Agostoni. La città si è preparata in un modo fantastico, unendo tutte le componenti culturali, commerciali, produttive della città. Ieri abbiamo avuto l'incontro col CT Davide Cassani che ci ha raccontato le più belle salite d'Italia. E tra poco ai vincitori consegneremo dei trofei d'autore, che sono trofei fatti dalle eccellenze che noi abbiamo Lissone, città del legno, dell'arredo e del design. Sono tre trofei che le nostre botteghe artigiane hanno preparato in collaborazione con APA Confartigianato, che ringrazio tantissimo, e che consegneremo, perché lo sport, la Coppa Agostoni per noi è un evento di marketing incredibile, oltre che un evento sportivo a cui noi davvero teniamo molto e crediamo che lo sport possa fare moltissimo per rilanciare una città e un territorio. Questo è il Giro delle Brianze e avete visto dalle riprese una Brianza veramente bella.
Esatto, ha parlato di un grande evento. Molto spesso si pensa che una gara come questa inizia e si esaurisce nel breve lasso di mezza giornata. La partenza è stata alle 11.30, la conclusione intorno alle ore 16.30, ma questo è un vero e proprio evento che va ben al di là di quella che è una mezza giornata. Ha ricordato lei l'incontro di ieri sera, ma sono tantissime le iniziative che coinvolgono questa comunità che si sente molto legata, e credo che questo sia uno dei grandi orgogli di chi guida un'amministrazione. Sì, davvero, noi lavoriamo insieme con tutti gli assessorati, la cultura, lo sport, il marketing, il sociale. Abbiamo fatto delle pedalate in bicicletta per la città anticipando la Coppa Costoni. 21 settembre avremo la quinta Criterium, una gara nazionale e internazionale che è a scatto fisso, per cui avremo ancora una grande competizione. E poi continueremo ancora, abbiamo domani Sport e Sport con tutte le associazioni sportive del territorio. Abbiamo appunto usato il termine la cultura per veicolare ancora lo sport. Noi crediamo appunto a questo, che un territorio si deve recuperare un'identità fortissima che passa attraverso la propria storia e le proprie radici. La Coppa Costoni è una nostra radice, una radice forte che dà ancora oggi, dopo 73 anni, molto più. Una radice, storia, tradizioni, ma parlare di sport a Lissone non significa solamente parlare di Coppa Agostoni. Lissone è una realtà molto viva, sì, in ambito sportivo. È una realtà molto viva, abbiamo il calcio, abbiamo il basket, abbiamo tantissime società sportive e abbiamo anche degli eventi internazionali, anche la ginnastica artistica in altre discipline. E quello che c'è di bello oggi è che anche un lissonese sta gareggiando. È un lissonese che è partito dallo Sport Club Mobile Lissone, poi ha fatto il suo percorso e oggi con orgoglio lo stiamo vedendo e tifiamo per lui. E lo ricordiamo, Davide Ferrari della Beltrami TSA Opla Petroli Firenze, che è il tifo di tutta Lissone e del primo cittadino in primis. Grazie, grazie. Grazie sindaco, buon divertimento e buon proseguimento di giornata. 22 chilometri alla conclusione della Coppa Agostoni, insistono nella propria azione Alexei Lutsenko e Alexander Ryabushenko. Abbiamo parlato di questa gara che, come abbiamo detto, ricorda l'importante figura di Ugo Agostoni, professionista per una quindicina d'anni, a cavallo tra gli anni 10 e gli anni 20, vincitore di una Milano-Sanremo nel 2014, di un Giro dell'Emilia del 1912. Tra l'altro la prima edizione della Coppa Agostoni si era disputata nel 1946. Un inizio che è simile a quello di tante gare che caratterizzano il calendario italiano, il classico gruppo di appassionati che decide di organizzare una gara ciclistica. Nacque così lo Sport Club Lissone, diventato poi Sport Club Mobili Lissone, come ci ha confermato in precedenza il presidente. Hanno voluto dare questa connotazione inserendo la parola mobili nella denominazione sociale, proprio per andare a promuovere quello che è il prodotto d'eccellenza di questa località, vale a dire appunto il mobile. Non dimentichiamo che Lissone, lo ricordiamo nuovamente, è conosciuta nel mondo come la capitale del mobile. 23 secondi a poco più di 20 km dalla conclusione, questo significa che siamo ormai in vista del passaggio della testa della corsa in zona traguardo. I corridori vedranno esposto il cartello che indica due giri, un tracciato pianeggiante che non proporrà particolari difficoltà altimetriche. Siamo con un ritardo degli otto più immediati inseguitori di 24 secondi. Questo vuol dire che Ryabushenko e Lutsenko stanno gestendo abbastanza bene il proprio vantaggio. Ora è Garosio della Bahrain Merida che sta guidando l'inseguimento. Una bella azione quella di Garosio. Si stanno alternando con cambi regolari gli uomini all'inseguimento. Il vantaggio continua a oscillare tra i 25 e i 30 secondi. Intanto a questo punto ci sembra naufragare
l'azione del gruppo, gruppo che ci viene segnalato in questo istante a 3 minuti e 3 secondi di ritardo. 3 minuti e 3 secondi il ritardo del gruppo e siamo a circa un chilometro dal passaggio. Circa un chilometro al passaggio in zona traguardo nel centro di Lissone. Intanto un saluto a tutti gli appassionati che ci stanno seguendo sulla pagina Facebook di PMG Sport. Un grande seguito soprattutto dal Latino America, dall'America Latina. Un saluto agli amici che ci seguono dalla Colombia, dall'Argentina, dal Cile, ai tanti appassionati italiani che come sempre numerosissimi seguono queste dirette. Ricordiamo, vi stiamo trasmettendo in diretta le fasi conclusive della 73esima edizione della Coppa Agostoni. Prova d'apertura del trittico della Regione Lombardia. Due uomini al comando, Alexei Lutsenko e Astana Protin, veste la maglia di campione nazionale del Kazakistan. E Alexander Ryabushenko, Lutsenko è quello che si sta incaricando, si sta sobbarcando forse la maggior parte del lavoro in queste fasi di corsa. Ed eccoli transitare proprio nei pressi del traguardo i due uomini al comando. 28 secondi, l'ultimo aggiornamento della situazione, due giri dalla conclusione, due giri al termine per i due uomini al comando. 28 secondi, l'ultimo aggiornamento della situazione per quanto riguarda il ritardo del gruppetto guidato ora da Visconti su rota Cherkasov e via via tutti gli altri. Eccoci intanto al passaggio, 28 secondi, confermata la situazione per quanto riguarda il ritardo del gruppetto formato da Ciccone, Masnada, Rota, Visconti, Vlasov, Cherkasov, Barghil. Gruppo che ci viene segnalato ad oltre 3 minuti di ritardo. Tornando a parlare di Ryabushenko, un ragazzo nato nel 1995, quest'anno ha conquistato un bel secondo posto nel Gran Premio di Lugano, è uscito abbastanza brillantemente dall'ultima edizione del Giro di Germania, che ha visto conquistare tanti piazzamenti nei primi 20. Un ragazzo che ha avuto modo di crescere gradualmente e di dimostrare di avere buone caratteristiche di fondo. Ora Ryabushenko a questo punto è atteso a quello che è il grande salto di qualità. Come abbiamo detto, è un corridore che è nato nel 1995, sta per compiere 24 anni, ha dimostrato di avere tutte le carte in regola per un grande futuro. A questo punto, come dicevamo, è atteso al salto di qualità tra le file della UAE Team Emirates. Siamo ancora in attesa del passaggio del resto del gruppo, del gruppo inseguitore. Eccoci con il passaggio di Avila, già campione del mondo della corsa a punti su pista, il corridore colombiano che difende i colori della Israel Cycling Academy. Tanto gruppo che sta procedendo ad oltre 3 minuti di ritardo per quanto riguarda queste fasi di gara. Siamo ormai a meno di 17 chilometri dal termine. Si prosegue con l'azione dei due uomini al comando. Uomo particolarmente interessante lì davanti come Warren Barguil, corridore francese capace di vincere in carriera tra l'altro due tappe al Tour nel 2017, stagione in cui conquistò anche la maglia Pouat di miglior scalatore. Difende i colori dell'Arkea Samsic, squadra francese. Lui che è uno scalatore, è riuscito ad inserirsi, uno scalatore puro praticamente, è riuscito ad inserirsi in questo
questo gruppetto di più immediati inseguitori, e tra l'altro non si sta certo risparmiando. Vince il tappone dell'Isoar in una giornata veramente, veramente memorabile nel 2017, quella frazione che, lo ricordiamo, partì da Brianson e si era lasciato alle spalle a Tapuma, Bardet, Chris Froome. Veramente in una giornata destinata ad essere ricordata a lungo, quella è stata indubbiamente l'affermazione più importante per quanto riguarda il corridore francese fasciato quest'anno dal tricolore. Il gruppo, e attenzione, il gruppo si sta avvicinando ad oltre 4 minuti, oltre 4 minuti il ritardo del gruppo. 4:06, 4 minuti e 6 secondi il ritardo del gruppo guidato da Tizza. A questo punto possiamo affermare che il nome del vincitore di questa edizione della Coppa Agostoni uscirà tra questi 11 corridori, vale a dire tra i due uomini al comando, Lutsenko e Ryabushenko. E oltre ai più immediati inseguitori, non dimentichiamo che è ancora completamente aperta questa gara. All'inseguimento troviamo Ciccone, Garosio, Masnada, Rota, Visconti, Vlasov, Cherkasov e Barguil. Ciccone, quindi Cherkasov. Abbiamo altri corridori che nel frattempo stanno transitando davanti alla nostra postazione in una giornata particolarmente complicata, una giornata che ha preso il proprio avvio ad altissima andatura. Come abbiamo detto, domani vi proporremo in diretta la 100ª edizione della Coppa Bernocchi, seconda prova del trittico della Regione Lombardia, 15 km alla conclusione. Intanto per i due uomini al comando, ancora Garosio a forzare l'andatura, Vlasov in seconda posizione, il campione nazionale russo, vincitore dell'edizione 2018 del Giro d'Italia Giovani Under 23, una delle manifestazioni che sono state riproposte da qualche stagione a questa parte con l'interesse, con l'impegno in prima persona da parte del commissario tecnico della nazionale italiana Davide Cassani. Davide Cassani che è anche al seguito, logicamente, non poteva essere diversamente, di questa edizione della Coppa Agostoni. Eccoci intanto con il gruppetto degli inseguitori. Masnada sta rimanendo un po' nelle retrovie, molto probabilmente l'intento di Masnada, che quest'anno ha vinto anche una bella tappa al Giro d'Italia, quella con arrivo a San Giovanni Rotondo, l'intento di Masnada è quello di mantenere la leadership nella classifica individuale della Ciclismo Cup, classifica individuale che lo vede al comando con 184 punti, sono 11 punti in più rispetto al suo compagno di squadra Mattia Cattaneo, e terza posizione abbiamo Giovanni Visconti a quota 127, quindi a questo punto c'è una gara nella gara, molto probabilmente Masnada farà gara su Visconti, soprattutto nelle fasi conclusive. Si prosegue, 13 chilometri al termine, Garosio ancora lì davanti, 25 anni, 26 ancora da compiere per il bresciano, che rinforza la Bahrain Merida, è un altro dei ragazzi cresciuti tra le file del Colpa per quanto riguarda le formazioni giovanili, uno dei corridori dei giovani corridori inseriti appunto in questa rappresentativa, che è Vincenzo Nibali, l'uomo di punta. Vincenzo Nibali che tra l'altro ieri nel Gran Premio del Quebec ha dato buonissimi segnali, come abbiamo detto sono tante le gare che si stanno disputando in questo periodo della stagione, logicamente grande interesse nei confronti della Vuelta a Spagna che vede al comando, anzi ormai vede, potremmo dire, vincitore Primoz Roglic, questo corridore sloveno con questo bel testa a testa con Valverde e con Nairo Quintana.
e poi grande attenzione appunto al Gran Premio del Quebec, che ha registrato ieri la vittoria di Michael Matthews, che si è imposto su Peter Sagan. Insomma, il campionato del mondo si sta avvicinando, un campionato del mondo non difficilissimo, un campionato del mondo non facilmente interpretabile, ma un campionato del mondo che si addice appunto alle caratteristiche di corridori come Matthews, come Sagan, che ritorna appunto sugli scudi in questa parte di stagione. C'è grande attesa per vedere appunto quello che sarà l'evoluzione della forma, l'evoluzione appunto di questa parte di stagione per quanto riguarda il tre volte campione del mondo Peter Sagan, che come sempre in questo periodo, e non solo in questo periodo, rappresenta uno degli uomini di riferimento di tutto il gruppo. In al Tour of Britain in Gran Bretagna, Matthew Van Der Poel, cosa dire ancora di questo talento? Si sono spese tantissime parole per il talento olandese, che ha vinto tanto, ha vinto praticamente tantissimo nel fuoristrada, titoli mondiali, titoli europei nel ciclocross, quest'anno ha conquistato prove di Coppa del Mondo nella mountain bike, ha vinto a Brno il campionato europeo anche nella mountain bike, e che sta dimostrando di attraversare un periodo di forma veramente eccezionale, anche se a questo punto il periodo di forma di Van Der Poel sta durando praticamente da aprile, tra strada, ciclocross e mountain bike. Ogni volta che Van Der Poel sale su una bicicletta è in grado di lasciare il segno, e lo lascia anche con una facilità quasi disarmante. Le ultime vittorie ottenute al Tour of Britain hanno messo in evidenza veramente quello che può essere definito un grande talento, ma soprattutto un corridore dotato di grande classe. Non diciamo certo una novità andando a raccontare che si tratta di un figlio d'arte, di un nipote d'arte, il nonno Raymond Poulidor. Insomma, i geni ci sono, la forza c'è, e a questo punto Matthew Van Der Poel va ad inserirsi e ha tutte le carte in regola, ha tutto il diritto di inserirsi tra i favoriti per quanto riguarda il campionato del mondo. Anzi, è il corridore che forse nell'elenco dei pronosticati ha 5 stelline. Ancora un saluto a tutti gli appassionati, a tutti gli atleti, a tutti gli appassionati appunto di grande ciclismo che stanno seguendo questa diretta. Come sempre vi invitiamo ad interagire con noi qualora abbiate qualche curiosità o abbiate qualcosa da sottolinearci, fatelo pure attraverso la nostra pagina Facebook, la pagina Facebook di BMG Sport, che vi sta proponendo, lo ricordiamo, le fasi conclusive della 73esima edizione della Coppa Agostoni. Alexander Ryabushenko si sta informando sul ritardo del gruppo, chiede lumi alla nostra motocicletta in merito al vantaggio, un vantaggio che si aggira sempre intorno alla trentina di secondi. Visconti ora, Giovanni Visconti, che sta appunto dando un ulteriore impulso al gruppetto di testa. Giovanni Visconti, uno degli uomini più esperti del gruppo, una grande carriera quella di Visconti, che oggi appunto a 36 anni lotta ancora con la grinta e con la forza di un ragazzo. Suona la campana, inizia l'ultimo giro della Coppa Agostoni per i due uomini al comando. Eccoli al passaggio, Alexander Ryabushenko e Alexei Lutsenko iniziano l'ultima tornata, siamo a meno di 10 km dalla conclusione. Inizia l'ultima tornata. Attendiamo ora il passaggio degli otto più immediati inseguitori, con Ciccone a fare l'andatura, c'è lì Vlasov, c'è anche Garosio, Visconti potrebbe tentare in solitudine di riportarsi sui battistrada, staremo a vedere cosa accadrà in questi frangenti di corsa. Mi sembra particolarmente fresco Giovanni Visconti, strano che non sia riuscito ad inserirsi in questa azione. Siamo ormai ad oltre 40 secondi, eccoci con il passaggio, sono 46 secondi aggiornati in questo istante per quanto riguarda il ritardo del gruppetto degli otto più immediati inseguitori, 8 km e mezzo al termine. Ora ci credono e hanno ben più di un motivo per crederci. Alexei Lutsenko, maglia bianco-azzurra, l'atleta kazako. Alexander Ryabushenko, eccolo il bielorusso,
della UAE Team Emirates. Se da una parte c'era la certezza che Lutsenko rappresentava un po' l'uomo di riferimento della Astana Pro Team per quanto riguarda questa prova, dall'altra ci fa piacere vedere Ryabushenko lì davanti, una formazione che si era presentata al via con Sonny Ferrari come uomini veloci, con Mori Petilli e Dalla Valle. Molto velocemente 47 secondi il ritardo, 47 secondi intanto il ritardo del gruppetto inseguitore. Lutsenko, Ryabushenko insistono ancora nella propria azione in queste fasi di gara, ancora cambi regolari. Lutsenko dovrebbe essere più veloce di Alexander Ryabushenko, staremo a vedere il corridore bielorusso che ora sta guidando, andando in di testa con il dorsale 33, cercherà di attaccare, di liberarsi di quella che potrebbe essere la scomoda compagnia di Alexei Lutsenko. Ad imporsi su questo traguardo un anno fa era stato Gianni Moscon, che si impose con grande autorità. Avremo attenzione perché c'è Cherkasov, l'atleta della Gazprom, che tenta di frazionare. Potrebbe essere troppo tardi, potrebbe essere troppo tardi per andare a chiudere. Cherkasov sembra riuscire a fare il vuoto. Con, abbiamo detto, Tarramae e Gasparotto, il podio dell'edizione 2018 della gara organizzata dallo Sport Club Mobili Lissone. Siamo a 49 secondi, intanto il gruppo transita in questo istante ai pressi della nostra postazione con un ritardo di 3 minuti e 25 secondi, 3 e 25 il ritardo del gruppo. Nikolaj Cherkasov, 22 anni, ha cercato di uscire dal gruppo alla ricerca della prima affermazione stagionale, lui che si è tra l'altro di recente classificato in quarta posizione al Tour de Almaty, quella che di fatto è la gara di riferimento per quanto riguarda il calendario del Kazakistan. Logicamente la Gazprom Rosvelo guarda con un occhio di particolare attenzione anche a quello che è il calendario asiatico. Vinse una tappa al Tour de Langkawi, 50 secondi, siamo a 6 km dal termine, 6 km alla conclusione. Cherkasov ha allungato, staremo a vedere cosa accadrà in questi ultimi chilometri. Come abbiamo detto, potrebbe essere un po' troppo tardi a questo punto cercare di andare a chiudere, però vediamo, non ci sembra esserci più grande accordo tra i più immediati inseguitori. Intanto in zona traguardo si stanno susseguendo altri passaggi, ma concentriamoci su quello che sta accadendo lì davanti. La situazione a 5 km 300 metri dalla conclusione vede sempre il comando Alexei Lutsenko e Alexander Ryabushenko. È uscito all'inseguimento Cherkasov, atleta della Gazprom Rusvelo, la formazione diretta da un italiano, da Mauro Devoti, da Paolo, tra i tecnici di questa squadra anche Paolo Rosola. Fino a quest'anno erano gli unici italiani inseriti in questa rappresentativa formazione che, come abbiamo detto, dal prossimo anno si aprirà a corridori che provengono al di fuori della Russia, tra questi anche Marco Canola, tra questi anche Simone Velasco. Cherkasov, un lunghissimo rapporto quello del 22enne russo, sta cercando di
andare a chiudere, ma là davanti abbiamo sempre loro due, ancora cambi regolari. Ci sembra tranquillissimo Alexei Lutsenko in maglia bianco-azzurra di campione nazionale del Kazakistan, campione nazionale sia della prova su strada che della prova a cronometro, con lui Alexander Ryabushenko, che vestì già una maglia bianco-azzurra ma con le stelle dorate, quella di campione d'Europa nel 2016 tra gli under 23. Difende i colori della UAE Team Emirates. Si stanno avvicinando al riferimento dei 4 km alla conclusione. Intanto avevamo visto in precedenza il ritardo del gruppo, del quale facevano parte anche diversi azzurri, tra i quali anche Tizza, gruppo che era segnalato ad oltre 4 minuti di ritardo. E ancora Garosio, generosissimo il bresciano Garosio in queste fasi di corsa. Barghile in seconda posizione nel gruppo. Siamo ormai alle porte di Lissone, 3 km, 800 metri alla conclusione. Cherkasov ci viene segnalato a 43 secondi di ritardo. 43 secondi il ritardo di Cherkasov, 50 secondi il ritardo del gruppo. Sono gli ultimi chilometri di questa 73esima edizione della Coppa Agostoni, Giro delle Brianze, prima prova del trittico della regione Lombardia, trittico che proseguirà domani con la Coppa Bernocchi numero 100, Coppa Bernocchi che vi proporremo ancora in diretta, così come vi proporremo in diretta la prossima settimana il Giro della Toscana e la Coppa Sabatini. Poco più di 3 km alla conclusione, nessuno ancora ha preso l'iniziativa nel tandem di testa, staremo a vedere se attenderanno uno sprint a ranghi ristretti oppure se Alexander Ryabushenko, che ora sta guidando il tandem di testa, andrà ad attaccare Alexei Lutsenko. Si liberano dalle borracce Cherkasov, intanto è a 38 secondi, a 2 km, 800 metri, a 2 km e mezzo dalla conclusione, iniziano ad essere un po' tanti per andare a chiudere. Logicamente non devono iniziare a studiarsi i due uomini al comando per evitare il rientro di Cherkasov. Sono due corridori comunque con grande esperienza, nonostante la giovane età, sia Ryabushenko che Lutsenko. Vediamo appunto cosa accade. Lutsenko ci sembra particolarmente fresco, sembra un po' più affaticato Alexander Ryabushenko in queste fasi di gara. Siamo all'epilogo, ma vincere in questa giornata è stato il bel ciclismo. Sta per andare in archivio ancora una bella edizione della Coppa Agostoni, Giro delle Brianze. Vediamo appunto due chilometri all'arrivo, 2 chilometri all'epilogo, 40 secondi in ritardo di Cherkasov, il gruppo inseguitore rimane a 55 secondi di ritardo e per gruppo inseguitore intendiamo Ciccone, che sta gareggiando con la maglia azzurra della nazionale italiana, Garosio della Bahrain Merida, Masnada dell'Androni Giocattoli Sidermec, Rota della Bardiani CSF, Viscondi della Neri Sottoli Sole Italia, Vlasov della Gazprom Rusvelo, il campione nazionale francese Warren Barguil del team Arkea Samsic. 1,5 km al termine. Lutsenko si sistema le scarpe, Alexander Ryabushenko. Siamo ormai all'epilogo di questa gara, tra poco i corridori vedranno il triangolo rosso dell'ultimo chilometro e a questo punto sarà una volata a due a decidere l'edizione numero 73 della Coppa Agostoni, Giro delle Brianze.
ultime fasi di gara, siamo nel centro di Lissone, la capitale del mobile, il triangolo rosso, l'ultimo chilometro è lì davanti. Alexei Lutsenko e Alexander Ryabushenko sono i due uomini al comando e in questo istante entrano nell'ultimo chilometro con 38 secondi di vantaggio nei confronti di Nikolai Cherkasov della Gazprom Rusvelo. A oltre un minuto abbiamo altri 7 corridori. Non devono commettere l'errore di iniziare a guardarsi, di iniziare a studiarsi più di tanto i due uomini al comando, perché potrebbe approfittare di questa situazione Cherkasov. Lutsenko è ancora al comando, Ryabushenko non gli lascia spazio, continua a voltarsi il campione nazionale del Kazakistan Alexei Lutsenko. Pochi istanti al termine, è l'epilogo della gara organizzata dallo Sport Club Mobili Lissone. Nessuno dei due uomini al comando ancora ha preso l'iniziativa, logicamente in posizione avvantaggiata in questo momento è Ryabushenko. Vedremo chi andrà a muoversi per primo. Alexei Lutsenko si volta ancora a controllare, sta rallentando l'andatura. Siamo a 4 ore 46 minuti e 3 secondi di gara, di una gara particolarmente combattuta ed emozionante. Non è ancora lanciata la volata, parte Ryabushenko che va ad affiancare Lutsenko, è il testa a testa, Ryabushenko al comando ed è una bella affermazione per Alexander Ryabushenko. Secondo Lutsenko, Alexander Ryabushenko si aggiudica la Coppa Agostoni, bella, bella vittoria per Alexander Ryabushenko, che ha giocato sicuramente d'astuzia. Una bella affermazione con un podio che è completamente dell'est, con Ryabushenko primo, Lutsenko secondo, terza posizione per Nikolai Cherkasov. Bielorussia, Kazakhstan e Russia, le nazioni dei primi tre di questa bella edizione della Coppa Agostoni, Giro delle Brianze. Staremo a vedere ora cosa accade per quanto riguarda la quarta posizione. Come abbiamo detto, Cherkasov va a completare il podio, c'è la bella affermazione dell'ex campione d'Europa tra gli under 23, Alexander Ryabushenko, che dopo tanti piazzamenti, dopo essersi messo a disposizione della squadra in tutta la stagione, ha così sbloccato la casella del numero delle vittorie su questo traguardo. Visconti a sprintare per quanto riguarda la volata del gruppetto inseguitore, Visconti che viene affiancato da Rota, c'è anche Masnada lì davanti, Visconti resiste, quindi attenzione, Rota su Visconti, ciccone, queste quindi le prime posizioni. Grande soddisfazione, grande gioia per Alexander Ryabushenko, classe 1995, secondo quest'anno a Lugano, un corridore cresciuto in Italia, cresciuto ciclisticamente in Italia tra le categorie giovanili, tra gli under 23, lui che ancora deve compiere comunque 24 anni, ha ottenuto una bella vittoria, un'affermazione cercata da tanto tempo nel corso di queste stagioni, di queste prime stagioni nel mondo del professionismo. Si è trovato al comando con uno degli atleti più interessanti del panorama internazionale, Alexei Lutsenko, che sembrava essere il più veloce. A dire il vero, Ryabushenko ha giocato molto d'astuzia in questo finale, ha dato anche pochi cambi negli ultimi migliaia di metri proprio al corridore del Kazakistan, per poi andare a precederlo in volata e andare comunque a conquistare meritatamente questa affermazione. Una gran bella vittoria ottenuta quella da Alexander Ryabushenko, lo ricordiamo, nelle categorie giovanili gareggiare tra le file della Palazzago, ha vinto tanto in Italia, ha vinto tanto proprio anche in questa zona, ha vinto una bella edizione del piccolo giro di Lombardia nel 2017 e tra l'altro piccolo giro di Lombardia che si disputerà nelle prossime settimane, e è il vincitore appunto della prima prova del trittico della regione Lombardia targato 2019. Primo Ryabushenko, quindi abbiamo detto, secondo posto per Alexei Lutsenko, terzo Nikolai Cherkasov in questa prova. Tra qualche istante avremo appunto Ryabushenko
ai nostri microfoni per quanto riguarda le interviste del dopo gara, la conclusione appunto di questa grande giornata. Quarto posto per Lorenzo Rota, quinto Giovanni Visconti, sesto Warren Barghil, a seguire Ciccone, Masnada, Vlasov e Garosio al decimo posto. Questo il risultato finale. Teoricamente era favorito Rebuschenko, per la vittoria Luzenko, l'intervista. Passista veloce, però hai vinto tu, passista scalatore, una grande vittoria. Sì, sono davvero felice. Luzenko era molto forte. Andata così, sono stato bene all'ultimo chilometro a ruota e ho fatto massimo ultimi 200 metri. Anch'io sono veloce, quindi è andata così. Il vento dell'est soffia su Lissone, primo Rybushenko, secondo Luzenko, terzo Cherkasov. Complimenti agli ex sovietici. Grazie, grazie. Siamo stati sempre corridori forti dall'est, quindi sì, bene. È una vittoria da dedicare a? E a mia famiglia, a tutti che, quelli che mi supportano, la mia squadra che è stata fantastica, quindi grazie a tutti. Alexander Rybushenko, ex campione d'Europa Under 23 Y Emirates, a voi la linea. Alexander Rybushenko, quindi vincitore di questa 73esima edizione della Coppa Ugo Agostoni, 40.971 la media finale, la gioia incontenibile di questo ragazzo che deve ancora compiere 24 anni. Dicevamo gioia incontenibile appunto per il portacolori della Y Team Emirates, andando a scorrere quella che è appunto la classifica finale, l'ordine d'arrivo. Troviamo Alexei Luzenko in seconda posizione, il portacolori dell'Astana Pro Team, terzo posto per Nikolai Cherkasov della Gazprom Rusvelo a 31 secondi e poi il gruppetto degli inseguitori che ha chiuso a 1 minuto e 20. Regolato da Lorenzo Rota della Bardiani CSF, davanti a Giovanni Visconti della Neri Sottoli Sella Italia KTM, poi Warren Barghil, Giulio Ciccone, Fausto Masnada, Alexander Vlasov e Andrea Garosio, con Visconti che ha rosicchiato ancora qualche punticino su Fausto Masnada per quanto riguarda la classifica della Ciclismo Cup 2019. Ciclismo Cup che, come abbiamo detto, proseguirà nella giornata di domani con la centesima edizione della Coppa Bernocchi che, ve lo ricordiamo nuovamente, vi trasmetteremo ancora in diretta. A questo punto stiamo ormai arrivando alla conclusione di questa giornata, di questa edizione della Coppa Agostoni. Non ci resta ancora che ringraziare i tanti appassionati che ci hanno seguito con tanto interesse e appunto numerosissimi come sempre, grazie appunto a questa trasmissione in streaming sulle piattaforme della PMG Sport, PMG Sport che, lo ricordiamo, trasmette attraverso la propria distribuzione TV e web in 112 paesi in tutto il mondo, soprattutto con un'ampia produzione, con un'ampia diffusione attraverso i canali internet. Sempre su questo sito, su questa piattaforma, domani vi trasmetteremo la Coppa Bernocchi e poi, come abbiamo già ricordato, sarà un gran finale di stagione con tanto, tantissimo ciclismo. Gli appassionati di questo sport avranno di che divertirsi, avranno l'occasione di seguire appunto queste gare, ma soprattutto tra qualche istante di applaudire nuovamente quello che è un grande vincitore, uno dei corridori più interessanti per quanto riguarda il panorama internazionale, anche a livello internazionale, Alexander Rybushenko, che si è imposto sul traguardo di Lissone nella Coppa Ugo Agostoni, Giro delle Brianze. Sta per chiudersi appunto questa diretta da Lissone, come abbiamo detto, con la vittoria di Rybushenko. Highlights della Coppa Agostoni Giro delle Brianze 2019, nona prova della Ciclismo Cup 2018. Partenza ed arrivo da Lissone, la capitale del mobile. Un avvio particolarmente veloce, quello che ha caratterizzato la gara organizzata dalla società ciclistica Mobili Lissone. Poi nelle fasi conclusive si è formato al comando un drappello di 11 unità dai quali sono evasi, poco prima dell'inizio delle due tornate finali, due corridori, Alexei Luzenko, Kazakistan, e Alexander Rybushenko della Y Team Emirates, il bielorusso. Un piccolo problema in una rotatoria per i due battistrada che
comunque hanno proseguito nella propria azione. Alle loro spalle Ciccone, Garosio, Masnada, Rota, Visconti, Vlasov, Cherkasov e Barghil. Ottimo l'accordo tra Alexei Lutsenko, campione nazionale del Kazakistan, vincitore quest'anno della tappa di Fossombrone alla Tirreno Adriatico, e l'ex campione d'Europa degli Under 23 Alexander Ryabushenko della UAE Team Emirates. Lutsenko indubbiamente più veloce del compagno di fuga. Alle spalle i più immediati inseguitori non sono mai riusciti ad organizzarsi. Nel gruppetto degli inseguitori Cherkasov, Nikolai Cherkasov della Gazprom Rusvelo, non ci sta e in solitudine tenta di riportarsi sulla testa della gara, ma è troppo tardi. Volata 2 con Alexander Ryabushenko che riesce ad affiancare e poi a superare Alexei Lutsenko per andare ad imporsi in questa prova. Davanti appunto al portacolori dell'Astana Alexei Lutsenko, terza posizione per Cherkasov, quarto Rota su Visconti. Questo quindi il risultato finale dell'edizione numero 73 della Coppa Ugo Agostoni, Giro delle Brianze, che di fatto ha aperto quella che è la parte conclusiva della stagione 2019, ha aperto il trittico della Regione Lombardia. Trittico della Regione Lombardia che proseguirà nella giornata di domani con la centesima edizione della Coppa Bernocchi. Ryabushenko, Lutsenko, Cherkasov, Rota, Visconti, Barghil, Ciccone, Masnada, Vlasov e Garosio, i primi 10 classificati della gara di Lissone. Dalla città del mobile, questo quindi l'epilogo di quella che è stata una grande giornata, ed eccoli pronti a salire sul podio, i corridori che vanno a completare e che vanno a consegnare alla storia questa edizione di questa prova. Terza posizione per Nikolai Cherkasov, tre corridori appunto dall'est Europa. Cherkasov chiude in terza posizione, difende i colori della Gazprom Rusvelo e dicevamo una giornata che è stata caratterizzata dall'altissima andatura, temperature che sono aumentate rispetto a quelle che erano state appunto le ultime giornate, e ci sono tutti i presupposti per vivere altre giornate di grande spettacolo con le prossime prove in programma. Come abbiamo detto, domani il commissario tecnico Davide Cassani scioglierà le riserve per quanto riguarda la composizione della nazionale italiana in vista della partecipazione ai campionati del mondo nello Yorkshire nelle prossime settimane, ed eccoci con Nikolai Cherkasov, presidente della Federazione Ciclistica Italiana, che chiude in terza posizione, premiati dalle autorità. C'è il presidente Lissoni, arriva anche presidente della Federazione Ciclistica Italiana, vicepresidente dell'Unione Ciclistica Internazionale Renato Di Rocco, ad imporsi nella classifica finale del trittico della Regione Lombardia. Lo scorso anno era stato Albasini che si era imposto anche nel 2017, stagione in cui vinse tra l'altro la Coppa Agostoni. Coppa Agostoni che parla bielorusso, comunque con tre corridori provenienti dall'est Europa ad occupare le prime tre posizioni. Secondo posto per l'ex campione del mondo degli Under 23, attuale campione nazionale sia della prova su strada che della prova a cronometro, difende i colori di Astana Pro Team, Alexei Lutsenko. Abbiamo detto, per lui una tappa alla Vuelta in carriera, una bella tappa di Fossombrone quest'anno alla Tirreno Adriatico. Il trofeo d'autore, un secondo posto che sicuramente sta un po' stretto ad Alexei Lutsenko, che si era presentato come uno dei favoriti di questa edizione della gara organizzata dallo Sport Club Mobili Lissone. Infatti c'è un po' di amarezza. Eccoci proprio con i trofei in legno dei quali ci aveva parlato il primo cittadino di Lissone, queste opere uniche che vengono consegnati ai primi tre classificati. Al secondo corridore classificato, dicevamo, abbiamo ricevuto segnali importanti per quanto riguarda Giulio Ciccone, per quanto riguarda
atleti italiani, lo stesso Garosio, lo stesso Rota, Giovanni Visconti, che rappresenta sempre una bella garanzia quando si parla di grande ciclismo, quando si parla di ciclismo di alti livelli. E andiamo quindi a completare questo podio con l'atleta che va a classificarsi in prima posizione, Alexander Ryabushenko, il bielorusso, a soli 23 anni vince appunto la Coppa Agostoni, Giro delle Brianze, prima prova del trittico della regione Lombardia. Lui che difende i colori della White Team Emirates, abbiamo detto prezioso uomo squadra, che in giornate particolari come quella di oggi riceve il classico via libera ed è in grado di ripagare la fiducia che i tecnici della propria formazione, vale a dire la White Team Emirates, ripongono in lui. Ed eccoci appunto con la premiazione finale da parte del primo cittadino, Concetta Munguzzi, che è stata anche ai nostri microfoni nel corso di questa telecronaca. Assessore allo sport della regione, logicamente è leader della classifica della trittico della regione Lombardia al termine di questa prima prova, viene premiato anche dall'assessore della regione Lombardia Cambiaghi. Eccoci proprio alla premiazione, complimenti per i primi tre classificati. Sta calando quindi il sipario questa edizione della Coppa Agostoni, Giro delle Brianze. A noi non resta ancora che ringraziare tutti gli appassionati sportivi, gli appassionati di ciclismo che ci hanno seguito in questa giornata, in questa giornata di grande ciclismo. Grazie per essere stati con noi dalla capitale del mobile, da Lissone, veramente tutto. L'appuntamento è per domani pomeriggio da Legnano con la 100ª edizione della Coppa Bernocchi, 10ª prova della Ciclismo Cup 2019. Da Lissone veramente tutto, grazie ancora per essere stati con noi, appuntamento a domani con una nuova prova della Ciclismo Cup. Buon proseguimento di giornata a tutti.